Ciao a tutte e benvenute su Elsa Serie TV. Oggi ho delle incredibili anticipazioni spagnole della promessa che vedremo in Italia verso fine anno. Finalmente è arrivato il momento in cui vi svelerò tutta la verità sul segreto che custodiva la figlia di Simona. Virtudes non ha avuto altra scelta che confessare a sua madre che tutta la storia raccontata da Norberta, la moglie di suo fratello Antonito, era vera. Questa verità è una storia molto dura. La poverina ha passato momenti estremamente difficili, una vicenda che ha lasciato la cuoca Simona e i fan spagnoli della promessa senza parole e profondamente sconsolati. Ora in questo video vi racconterò con tutti i dettagli qual è il vero segreto del passato che nascondeva Virtudes. Ma prima non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti nessuna novità sulla promessa. Iniziamo subito. Sembrava che la relazione tra madre e figlia fosse totalmente sincera e armoniosa. Ma dopo che Candela aveva indagato e visitato Norberta a Martos, improvvisamente questa è arrivata al palazzo e ha aperto gli occhi alle cuoche. La moglie di Antonito ha smascherato Virtudes, rivelando come fosse realmente la sua vita. Alla fine, Virtudes non ha avuto altra scelta che aprirsi una volta per tutte con sua madre. Virtudes è arrivata alla promessa per ricostruire il rapporto perduto con sua madre Simona e non aveva dato alcun motivo per dubitare di lei. Quando è arrivata al palazzo, madre e figlia avevano ben chiaro che dovevano recuperare il tempo perduto, scoprendo come erano andate le loro vite nel passato, dopo tanto tempo vissuti separate. Virtudes decide di essere sincera con sua madre e raccontarle tutto ciò di cui aveva sofferto. «Mio marito e mio figlio sono morti in un tragico incidente», dice. «La mia vita si è sciolta come una zolletta di zucchero. Da allora sono morta, non mi restano nemmeno più le lacrime». Questa confessione spezza il cuore, ma ora che personalmente conosco la vera storia, mi rendo conto che ciò che Virtudes racconta a Simona e che ascolteremo nei prossimi episodi non è del tutto vero. Norberta, sua cognata, si presenta al palazzo dopo la visita di Candela, disposta a smascherare Virtudes, mentre racconta tutta la storia a Simona e a Candela. Virtudes appare all'improvviso molto arrabbiata, interrompendo la conversazione e affrontando direttamente Norberta, la moglie di suo fratello. Le dice che se non se ne va, parlerà con il maggiordomo per chiamare la guardia civile. In quel momento Norberta se ne va di corsa. Le facce di Candela e Simona sono un poema. In verità conoscevano già tutta la verità sul passato di Virtudes, ma una cosa così grave le ha lasciate senza parole. Virtudes, sentendosi molto preoccupata, ha bisogno di sapere tutto ciò che Norberta ha raccontato su di lei. A non le resta altra opzione che essere sincera con sua madre, dato che non aveva più nulla da perdere. Simona non giudica sua figlia, ma Virtudes deve avere abbastanza coraggio per raccontarle la verità su tutto ciò che le aveva detto Norberta. E finalmente vedremo Virtudes aprirsi con sua madre Simona. Le dice: «Adolfo, mio marito, è morto in quel tragico incidente, ma il mio bambino è sopravvissuto. Trascinata da un grande dolore e con la sofferenza che avevo, mi sono data all'alcol. Era l'unica cosa che mi dava un po' di pace e mi faceva dormire. E così, poco a poco, la mia vita si è oscurata e non potevo prendermi cura né di mio figlio né di me stessa». Virtudes racconta di essere rimasta rapidamente senza denaro, in un pozzo senza fondo, e quando metteva insieme 4 soldi, dice a sua madre che li spendeva in alcol. Immaginate come poteva stare il suo bambino, Adolfito. La cosa ancor più drammatica è che ha confessato di essere finita a lavorare in un bordello durante quel periodo oscuro della sua vita. Non dice se ha lavorato come prostituta o come semplice cameriera, ma immaginiamo che fosse come prostituta. Inoltre, racconta a sua madre che era l'unico posto dove non importava a nessuno chi fosse. Non le piaceva, ma secondo lei il dolore che viveva in quel luogo rendeva più sopportabile il dolore che viveva dentro. La confessione di Virtudes è sconvolgente e in seguito rivela che i suoi suoceri, i genitori di Adolfo, si sono resi conto di tutto ciò che stava accadendo e che portava il loro nipote Adolfito nel bordello e sono andati a prenderlo. Virtudes alla fine ha ragionato e ha pensato che fosse meglio per suo figlio Adolfito andare con i nonni, perché la vita che stava conducendo era una vita di ombre e inadeguata per prendersi cura del suo bambino. La figlia di Simona è andata di male in peggio, toccando il fondo. Tuttavia, un raggio di luce appare nella sua vita quando suo fratello Antonito scopre la disgrazia di sua sorella
e si presenta al bordello per tirarla fuori e aiutarla. La porta a casa sua, le dà riparo e l'aiuta a cercare un lavoro, aiutandola a tornare a essere se stessa. La verità è che la cuoca Simona già conosceva tutta questa storia grazie a Norberta, ma aveva davvero bisogno che fosse Virtudes ad aprirsi e raccontarle tutto. Dopo questa grande confessione, Simona si mostra molto comprensiva con sua figlia e le offre tutto il suo sostegno. «Ti voglio bene e sarò sempre qui per aiutarti», dice Simona a Virtudes. D'ora in poi abbiamo una trama aperta per vedere se Virtudes recupererà finalmente suo figlio Adolfito, ora che sembra aver rimesso in carreggiata la sua vita alla promessa. Da qui derivano tutti quei momenti di angoscia e quell'ansia che le toglie il respiro per tutto ciò che è accaduto e per il fatto che aveva suo figlio a casa dei suoi suoceri. In questa disgrazia che è davvero terribile, l'unica cosa positiva è che almeno suo figlio Adolfito è vivo e sta vivendo con i suoi nonni. Ora vedremo se presto potrà andare a recuperarlo. Questa è stata la storia di Virtudes e spero che vi sia piaciuto il racconto perché è stata abbastanza dura. Grazie per aver guardato il video fino a qui. Se ti è piaciuto lasciami un like e non dimenticare di attivare la campanella per non perderti nessuna novità.